Insomma, mitiche di questa serata, diciamo la reunion. Mi vedete? Sto là. Riuscite a scorgere quel cristianuccio pirateggiante con la maglia color cielo della sacra SSC Napoli? La qualità è quella delle riprese dello gnomo armato di ascia, lo so, ma vi posso assicurare che sono io. Ma mi vedete? Niente? Vedete mo? Tutti, un fuoco. Accendeteci un fuoco, grazie. Ok, noi giù. Vi chiederete come diavolo ci sono finito in questa bolgia infernale spiattellato in diretta TV nazionale. Beh, vi dico che da bravo meridionale ho dovuto percorrere quasi 800 km per questo concerto. 800 km per alluccare. Uno per l'articolo 31! L'articolo 31! Ebbene, prima di arrivare a questo punto, c'è qualcosa da raccontare. Sono un loro fan dal 1998, l'epoca in cui Blockbuster non era ancora una realtà distante nel tempo come le piramidi di Giza, e i vari YouTube, Spotify e iTunes erano inconcepibili come gli schermi piatti nell'89, quel magico epilogo di millennio in cui nei negozi di musica potevi trovare i CD, le audiocassette, questi dispositivi preistorici di cui voi figli del nuovo millennio ignorate la funzione primaria, e potevi passare ore e ore a vedere la buon'anima di MTV. Io, che all'epoca avevo appena iniziato le elementari, sentii per la prima volta su questa cassetta pezzotta. Molto pezzotta, questo pezzo. Fu subito amore. Ma ai tempi ero troppo piccolo per andare al loro concerto. Pazienza, si aspetta la pubertà e la nascita di Facebook. Poi, nell'anno magico 2006, quando... i signori Aleotto e Perrini, in arte J-Ax e DJ Jade, BAM! Si sciolgono. Disperazione, avvilimento, sconforto. Non riuscirò mai più a vederli dal vivo. Poi, visione mariana come i tre pastorelli di Fatima, la luce in fondo al tunnel. 4 dicembre 2022. Dal nulla la notizia. Articolo 31 sul palco dell'Ariston di Sanremo. È forse questo il momento? Sì. E salto temporale, eccoci al 18 maggio 2023, chiamo la compagnia a raccolta. Lei, dal crine voluminoso già scorto nel video precedente, è questo gentiluomo. Lui, la mia versione con ultra istinto. In sostanza, tre cani rognosi pendagli da forca che hanno deciso di affrontare una traversata di 8 ore per assistere al concerto degli Articolo 31 nella cosmopolita Milano, soggiornare nelle contrade bergamasche presso la magione di quest'altro compare di Ciurba, perché comunque la terza età ormai avanza. Si dice che il mattino ha l'oro in bocca, il nostro invece ha il monossido di carbonio. 2 chilometri di traffico in autostrada. Questa è benzina. Però vabbè, dai, sto andando al concerto degli Articolo con la migliore componenza. Mi godo il viaggio, penso. E invece ti ritrovi imbottigliato in una coda chilometrica alle 8 di mattina a cantare le canzoni della chiesa. Io esco, Maria. Tra visioni dicotomiche di sacro e profano, salutiamo l'ultimo sole che vedremo in questi giorni. E finalmente partiamo. Direzione Milano. Come Muzzi a pulire il ponte di un galeone, l'unico sollievo che hai è cantare. Tappatevi le orecchie che qui si toccano acuti che Katia Ricciarelli, spostate. Buono combina guai. Sull'Olimpo felice tu stai. La beniamina di tutti gli dei sei tu. Simpaticissimo, mi dico da quando balli così, balla tutta che qui, che sballo, sei solo per me, metti l'anima in pace, dammi solo un minuto, soffio di fiato, una Se siete arrivati fin qui, avete il mio rispetto. Fatta ora di pranzo, da bravi napoletani tiriamo fuori frittata di pasta e l'imperatore del pranzo a sacco. Uca satiella. Non è Pasqua? È fuori stagione, dite? Pass pucazza. Uca satiella e uca satiella.
Il tempo è dalla nostra parte. Rimettiamoci in viaggio. E si ricomincia. Largo dei cieli, ma non c'è pace qua giù. Ogni volta che non sono coerente, ogni volta che non è importante, ogni volta che qualcuno si preoccupa per me. Andare, soltanto tu si dare qua a te. Voglio ancora non tremere paura di stammi in doscura, bucana, ma faccio mia prima scusa. Quando straccio vai pazzo per me, dimmi sulla doccia ma vorrei, sta pagando un bel andare. Forza Napoli. Arriviamo finalmente a destinazione, abbuffiamo il giaciglio e buonanotte. Buonanotte. Ecco pure Urmica. Ed eccoci qua, la data fatidica, Forum di Assago. Toh, chi se l'aspettava? Piove. Quale miglior scelta per un concerto a Milano se non indossare la casacca azzurra del Napoli campione d'Italia? Camicia bellissima. Sì, sì, la camicia. Ma certo. Nel preconcerto Vladi a sua insaputa ci mette anche alla prova. Challenge accepted. Superruta! Tutta Napoli mi tutta per superruta! Tutta Napoli mi tutta per superruta! Tutta Napoli mi tutta per superruta! Guaiù, abbiamo rischiato un po' la vita. Lasciate un bel like per il coraggio che abbiamo avuto e iniziate a seguirmi per rimanere comunque aggiornati sul mio stato di salute. Vi lascio ad alcune immagini del concerto. Ci sentiamo dopo. Yeah.
Dire raga, ad un mese di distanza, ripensando a quella sera, l'emozione è ancora forte. Ho assistito ad un'esibizione dal vivo di un pezzo significativo d'infanzia. Quegli artisti che, malgrado non sia più un ragazzino, ti porti cuciti nel cuore, un po' come il giorno in cui ti hanno portato la prima PlayStation, o se vogliamo rovesciare il paradigma, quando ti hanno spezzato il cuore la prima volta. Al concerto degli Articolo 31 mi sono commosso, il concerto più bello della mia vita. E non si tratta solamente del coronamento del mio sogno di vedere dal vivo gli artisti che amo, ma anche per il suo stupendo contorno. Il viaggio, le battute, le risate, tutto ciò che rende una sfacchinata di 770 km un'esperienza indimenticabile. Insomma, è stato un bel viaggio.